Vittoria e frequento la classe terza D del liceo scientifico Gian Domenico Cassini. Insieme ai miei compagni partecipo a un progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con l'associazione Polaris, e oggi sono qua per presentare il relatore Arno Fantale, che nasce in Romania nel 1987 e si trasferisce in Italia nel 2002 per laurearsi in storia e filosofia all'Università di Siena, specializzandosi in storia della scienza, in particolare storia dell'esplorazione spaziale. E apre nel 2009 una piattaforma digitale di divulgazione scientifica chiamata Link to Universe, per poi nel 2012 aprire invece un canale YouTube chiamato Link for Universe, e insieme queste due piattaforme raggiungono i 255.000 follower, di cui più di 161.000 solo per il canale YouTube. Però Adrian, oltre ad essere uno studioso della scienza, è anche un attore. Infatti spesso, per spiegare nella maniera più convincente possibile la storia dell'universo, unisce divulgazione scientifica e teatro nei suoi spettacoli dal vivo, in teatri, piazze, ma anche durante il Festival della Scienza e dei fumetti, utilizzando anche però YouTube e le sue piattaforme digitali. È stato ospite in numerosi programmi televisivi come Geo su Rai 3, ma anche C'è Spazio su Sat 2000, e periodicamente anche ospite in programmi radiofonici come Trio Medusa su Radio DJ. Ha collaborato con l'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e ha scritto anche due libri che trattano entrambi dell'esplorazione dei pianeti del Sistema Solare, chiamati A piedi nudi su Marte e su Nettuno piovono diamanti. Oggi è qui per trattare di per spiegarci un progetto che aveva strutturato circa 50 anni. Infatti, come noi tutti sappiamo, nel 1969 Neil Armstrong, durante la missione Apollo 11, fu il primo uomo a mettere piede sulla superficie lunare, e la sua impronta è ancora lì dopo 50 anni e lo sarà per altri milioni di anni. Il progetto, infatti, socio-economico è quello di colonizzare il Sistema Solare a partire dal nostro satellite. Adrian produrrà la spiegazione guidandoci attraverso delle domande apparentemente banali, ma in realtà di fondamentale importanza, come per esempio: cosa immaginiamo per il nostro futuro, quale sarà il pianeta che festeggerà, il mondo che festeggerà i 100 anni dal primo sbarco sulla Luna, e soprattutto quando l'uomo tornerà finalmente per la seconda volta sul nostro satellite. Con questo concludo, lascio la parola a Adrian e buon ascolto. Neanche mi ricordavo di aver fatto così tante cose. Ecco, sentirsi vento veloce. Tra l'altro, quando hai detto a parte di colonizzare il Sistema Solare, poi hai detto altri al culturale, pensavo successi della spedizione. Domani seguitemi. No, non seguitemi perché mi perdo anche a casa mia. Ora inizio l'ultima cosa che volevo farvi vedere. Questo, vi ricordate i dinosauri di prima? Non è un dinosauro. È un uccello. Notate una certa somiglianza, parentella, eh? E ecco, un'altra cosa, che quando siete a casa vi guardate allo specchio, pensate a questo, mind blown, pensate che i vostri peli, va bene, e le ali hanno un antenato comune, che sono come si chiamano sui pesci? Lo squalo, sì, esatto, quindi ecco, siete imparentati. Questa cosa è molto bella, perché per quanto io vi racconti dell'esplorazione spaziale, tutti i pianeti e tutto il resto, è meraviglioso ricordare che noi viviamo su un pianeta, e tutti quanti, tutte le cose vive che vedete sono imparentate con noi. Ah sì, sono io che non so tenere un ricordo, si vede in faccia questa cosa. E tutti quanti siamo imparentati, tutti quanti abbiamo una storia in comune. Persino gli alberi che vedete hanno una buona fetta di DNA in comune con voi, fanno la cacca, dormono e tutte le altre cose.
Pensate, questa è la prossima volta che vedete, bevete una tazza di tè. Direte, chissà qual è la cacca degli alberi. Girando le foglie. Quindi prima? Le luci, Attilio, come prima, le luci come prima. Sono rimaste? No, un po' più su di lui, spegnere quelle ai lati e mettere solo su di lui. Basta iniziare un po' sullo schermo, così vedete. Perfetto. Va bene? Sì? Ok, perfetto. Sì, almeno non vedo niente. Allora, questa foto è... Allora, spoiler, vi racconterò un po' di storie riguardo all'esplorazione lunare, e noi siamo andati sulla Luna, quindi... lo so che di solito questa cosa viene sempre messa in questi spettacoli alla fine, e quindi crea un po' un effetto drammatico di sorpresa, e poi arrivano sulla Luna, ma ormai è una storia che più o meno immagino che conoscete, quindi... Inizio già da qui, siamo arrivati sulla Luna, e questa è la foto di quando gli astronauti stavano tornando verso il modulo che li aspettava in orbita lunare per portarli a casa. E in particolare adoro questa foto perché c'è la Terra in lontananza e ci sono tutti quanti gli umani vivi in quel momento in un unico scatto, a parte il povero Collins, che Michael Collins era quello che ha fatto la foto. Quindi tutti quanti gli umani. E tra Michael Collins è nato a Rome, quindi ecco, questo era il grande contributo italiano alla foto. Però la foto è stata scattata poco prima dell'arrivo degli altri astronauti, e erano appena diventati i primi umani a mettere piede con successo sulla superficie di un altro mondo. E quando sono andati, ognuno si è portato qualcosa dietro. Era il 1969, quindi potevano portare con loro piccoli oggetti per celebrare quella data, per il futuro, eccetera. E ognuno ha scelto qualcosa di diverso, ma ogni astronauta deve scegliere qualcosa. Neil Armstrong è quello che mi piace di più perché ha scelto un piccolo pezzettino di legno. Non solo un piccolo pezzettino di legno, che è andato nel suo taschino fino alla Luna, ha camminato sulla Luna con questo piccolo pezzettino, e se l'è portato a casa e viene da qui, da una delle eliche dell'aereo dei fratelli Wright. Ed è quanto è emozionante pensare che solo 6 decenni prima il primissimo aereo veniva mandato a mano a decolare, e un pezzo di quello nel 69 era sulla superficie della Luna. È incredibile, e sembra un racconto incredibile perché ormai è successo in modo così veloce, straordinario, che noi l'abbiamo un po' trasformato in una leggenda. E questo è il motivo per cui poi è facile, se ti scordi i pezzi, chiedersi: ma com'è possibile che siamo davvero andati? Ma saremo davvero andati? Questa domanda viene fuori dal fatto che abbiamo fatto qualcosa che era completamente fuori dalla storia. Era assurdo che in così poco tempo siamo riusciti a lanciare il primo aereo e poi arrivare sulla Luna. Non era mai successo prima della nostra storia. Ma non è successo appunto per magia, è solo che noi siamo bravi a trasformare storie molto complesse in storie più facili da raccontare, più avvincenti, no? Da un punto di vista narrativo. Però in realtà è pieno di ingegneri. La storia, e quelli sono i primi a essere tagliati fuori dalle storie, perché sono ingegneri. Tra l'altro notate che sono ingegneri, perché questa foto è del 1957, scusate, si vede dalle magliette, sono ingegneri che sono tuttora portati, perché aspettano che tornino di moda ogni 30 anni. Però è un'epoca molto particolare, perché i satelliti, quello lì è il primissimo satellite degli Stati Uniti, si chiama Vanguard, ed era il 1957, e volevano lanciarlo con un razzo che era tutto in preparazione in quegli anni, ma tutto quanto veniva fatto a mano. Ora ci sono un sacco di pezzi che vengono fatti in maniera automatica, ma lì nessuno sapeva come. Guardate, mai visto un ingegnere che scrive. Quello era il primo satellite, era il prototipo con cui stavano lavorando prima del lancio. Quei buchi lì in realtà non sono buchi, ma sono i primi pannelli solari da attaccare un satellite per alimentarlo nello spazio. E non c'erano ditte che lavoravano su pannelli solari all'epoca. L'unica che stava iniziando a sperimentare era un'azienda americana chiamata Bell, quella dei telefoni. Quindi la Bell ha avuto un grosso peso anche nell'esplorazione spaziale all'inizio. Eccoli qui mentre cercano di montare il satellite in cima al razzo con notevoli precauzioni, come vedete. Nessuno, nonostante ora viene fatto in maniera molto più attenta. Ed ecco il razzo.
Eccoli mentre montano a mano la cima. Questa è l'epoca artigianale dei satelliti. Eccoli qui, dove nascondono il satellite per l'ultima volta. E questo è il video del lancio. Ora, era il momento clou. Tutti quanti aspettavano questo attimo perché sarebbe stato il primo oggetto lanciato dagli umani in orbita intorno alla Terra. E era l'anno dedicato alla geofisica, avevano invitato un sacco di gente, tutti i giornali erano lì e questa veniva trasmessa in diretta. C'è l'audio in realtà, ma non so se... Qui vedete il video di quando lo stanno montando e preparando. E questo è il video del lancio del primo satellite dell'umanità. È per questo che è il secondo, è il primo tentativo. Allora, per chi non è familiare con l'ingegneria aerospaziale, non è normale che... Come le musiche di che strani questi lanci spaziali, li immaginavo di questa. Il termine tecnico per questo è esplosione. Ovviamente la stampa l'ho presa molto bene, da poco era stato lanciato lo Sputnik e quindi questo era il tentativo da parte degli Stati Uniti per competere con l'Unione Sovietica. E i giornali quando non riuscirono a lanciare satelliti lo chiamarono il Floknik. E quindi ripartì la corsa. Dopo il primo satellite iniziarono tutte le altre cose che potevano partire da parte degli Stati Uniti e Unione Sovietica. Ora, queste due giganti potenze dopo la Seconda Guerra Mondiale erano un po' come degli adolescenti che sono entrambi innamorati di una bella ragazza e vogliono non far vedere assolutamente quanto loro sono quelli bravi e lo fanno dandosi pugni in faccia. Giuro, perché vi ricordate la guerra fredda? Se guardate oggettivamente quello che è successo, non è che non abbiamo combattuto con armi atomiche, soltanto che ogni nazione se ne lanciava nel proprio giardino. Vicini che si incontrano, sì, vai a vedere cosa potrei fare al tuo giardino e taglio il proprio albero, distrugge il proprio tetto. Umani. Però una delle corse fatte all'interno di questa competizione, una delle cose più affascinanti fu quella per lanciare i primi oggetti, prima nello spazio ma anche poi dopo verso altri mondi, come per esempio la Luna. Se parlo così mi sentite lo stesso? Che ho paura di lanciarmi. Ora, quando partirono verso la Luna, nessuno sapeva come costruire satelliti o come guidarli. Quindi una delle prime sfide fu, anche se riusciamo a lanciare qualcosa nello spazio, come comunque, e tuttora non è facile intuire come fai a comunicare, dentro erano caricati come un carillon. Venivano messe le istruzioni, caricate a molla e poi una volta lanciati partivano e sapevano che dopo tutto tempo dovevano scattare una foto, orientarsi in un certo modo. Poi, se succedeva qualcosa di imprevisto e avevi scattato una foto al nulla, ed era difficile anche capire dove era il satellite. I russi, per esempio, quando lanciarono i primi satelliti diretti verso la Luna, non avevano modo per tracciarli con le antenne perché non sapevano che frequenza cercare. Così usarono un trucco. Chiesero agli astronomi che seguivano comete: ma voi, come fate a seguire le comete? Gli astronomi delle comete: oh, finalmente qualcuno ci considera. Lo dello scappuzzino in fondo. E gli chiesero come fanno e loro gli fecero vedere uno spettro tipico delle code delle comete, la parte più verde che vedete nelle code delle comete. Ora, noi sappiamo qual è la composizione chimica di quelle code, quindi cosa hanno fatto? Hanno preso del materiale uguale alla composizione delle code e l'hanno lanciato insieme alla sonda. La sonda usciva fuori e partiva verso la Luna, quest'ultimo pezzo esplodeva nello spazio e creava una finta coda di una cometa che per un po' seguiva la sonda. Quindi, all'inizio della nostra storia abbiamo letteralmente creato delle comete finte per seguire le nostre prime sonde verso la Luna. E per romantico? No. Ho un senso molto strano del romantico. E quando iniziarono a lanciare sonde ci fu la prima grande corsa allo spazio. Guarda, non posso raccontarvi tutto quello che è successo, perché ovviamente sono successe un sacco di cose, anche per quanto riguarda l'arrivo degli umani verso la Luna. Però quello che, secondo me, è una delle storie che non viene mai raccontata, che vale la pena ricordare, è la prima corsa a lanciare il primo oggetto verso la Luna tra l'Unione Sovietica e Stati Uniti. Unione Sovietica in questo angolo, quindi il loro razzo R7, e Atlas di qua, da parte degli Stati Uniti.
Questi erano i due soldi, quella era la sonda base che stavano costruendo i russi e questa è la versione americana, le Pioneer. E la prima sonda viene lanciata il 17 agosto 1958, la Pioneer Zero, che esplode dopo 16 km. Non un buon inizio. Ora, la stessa mattina, in realtà qualche giorno prima, il 15 agosto, i russi tentarono di preparare il razzo e tentarono di accendere i motori del razzo per vedere se è tutto a posto e non partirono. Quindi loro dovevano partire il 17 agosto, ma in realtà il razzo con cui dovevano partire non ha funzionato e sapevano che gli americani avrebbero lanciato la loro prima sonda, quindi in quel momento, mentre partono gli americani dall'altra parte del mondo, immaginate in una stanza piena di ingegneri russi che pensano, oh, che peccato, che erano convinti che avrebbero perso il primo anno, no? Invece quando i russi americani non riuscivano, ah, prende, tira fuori la bocca, e poi, questo sera sicuramente avevo te, che ne sapete. Primo tentativo da parte invece dei russi è il 23 settembre del 58 con la prima azione del Luna L1. Esplode per troppe vibrazioni del razzo. Questa è una cosa che nessuno sapeva ancora come mai succedeva ed era perché man mano che il carburante finiva all'interno del razzo, quel poco che rimaneva, immaginate una scodella o qualcosa, una pentola che ha poca acqua e la muovete di lato. Dopo un po' sentite che l'acqua va sempre più veloce. La stessa cosa succede all'interno dei razzi e quindi tutte le volte esplodevano. Questa cosa l'abbiamo capita anni dopo, molti razzi esplosi dopo. No, all'inizio era un mistero. 11 ottobre 1958, nuovo tentativo. Questa volta la sonda americana arriva finalmente nello spazio a 118.113.000 km e tranquillamente oltre la bassa orbita terrestre e la Luna è a 384.000 km. Per cui... quasi! Però è abbastanza, in questo caso questa è la prima missione che trova tracce di quello che ora sappiamo essere vento solare, per cui anche se non ha funzionato nella sua missione originale, comunque ha fornito ai scienziati un po' di dati riguardo a quanto sarebbe stato pericoloso lanciare sonde molto lontane. La serie, ecco i modi in cui potresti morire: radiazioni, altri tipi di radiazioni. 11 ottobre, stesso giorno, parte di una nuova missione da parte di una sovietica esplosa di nuovo. Quindi finora abbiamo quattro missioni, tutte e quattro fallite, tra l'altro quest'ultima lo stesso giorno. E questo era il ritmo con cui entrambi i paesi lanciavano le continue missioni. 8 novembre, nuovo tentativo, Pioneer 2, questa volta arriva solo a 1550 km. Nuovo tentativo, 4 dicembre, esplosione per un problema di motore, siamo già a 6 missioni, tutte quante fallite in pochi mesi. Dall'estate all'inverno, una strage incredibile. Pioneer 3 di nuovo arriva a circa 100.000 e poi dopo fallisce e ritorna, praticamente fa un volo in alto e poi ritorna in precipita nell'atmosfera della Terra. Dopodiché cosa succede? Finalmente i russi riescono a lanciare con successo qualcosa che doveva colpire la Luna, ma sbagliano e manca la Luna. Però gli americani non sapevano niente, no? Quindi loro dovevano aver preparato tutto con la prima missione, la prima cosa che tocca la Luna. Quando la missione passa in realtà a 5.900 km dalla Luna, poi dicono a tutti, la nostra missione che doveva andare vicino alla Luna, ha avuto successo. Però per la prima volta che una sonda passa vicino alla Luna e manda dei dati di come è fatta la Luna. Per esempio, questa è la volta in cui scopriamo che la Luna non ha un campo magnetico, non sembra avere un'atmosfera, non ci sono altre lune che la Luna. Questo era un sospetto abbastanza forte perché si pensava che ci sarebbero potute esserci magari mini lune intorno alla Luna di ordine di magari qualche metro, che non si vedono dalla Terra, però sono pericolose per le sonde spaziali che vogliamo lanciare. E molto probabilmente periodicamente ci sono state. Quando asteroidi colpiscono la Luna e lanciano un sacco di frammenti tutto intorno, alcuni di quei frammenti è possibile che restino in orbita intorno alla Luna per un po' per poi cadere sulla superficie. Quindi per un po' della storia dell'umanità, molto probabilmente la Luna ha avuto lune, la Terra magari ha avuto altre lune, la Terra ha avuto sicuramente anelli quando la Luna si è formata. Noi viviamo nell'epoca più noiosa con una Luna e basta. Finalmente gli americani riescono anche loro a mandare la loro sonda Pioneer 4 e in questo caso, vi ricordate quando vi dicevo che erano settata all'interno come un paio di occhi? Beh, all'interno abbiamo un meccanismo che doveva vedere quanto è luminoso l'oggetto accanto a cui passa. Per cui mentre passava vicino alla Luna, se la Luna era molto luminosa e rifletteva indietro, si attivava la camera e faceva la foto.
È un po' come tipo lasciare la notte quando lasciate le finestre senza la come si chiama? Sì, esatto, li sente. Così almeno quando arriva il sole vi sveglia. La stessa cosa. Su cosa è successo? Questa cosa la sonda si doveva attivare quando passava a 58.000 km dalla Luna. È passata a 58.983 e non si è mai attivata. Non hanno fatto nemmeno una foto né nulla perché sono passati vicino alla Luna, ma... No. Però comunque hanno detto a tutti, siamo arrivati anche noi. Queste erano le sonde che lanciavano, queste cime di matita, ed erano tutte, ogni sonda aggiungeva qualcosa di nuovo, qualcosa di strano, qualcosa che potevamo sperimentare. E molte delle cose che abbiamo imparato su come fare le sonde, le abbiamo inventate. Questa. Fast forward, finalmente la prima missione che arriva sulla superficie della Luna, questa è Luna 2, come vi ho detto ieri, nel 59. Ovviamente se avete visto le sonde prima non sono fatte così, non è un lampadotra con scritto CCCP, però gli astronauti italiani pensavano fosse più sexy. Tra l'altro, se notate, la Terra non ha nuvole e tutta l'Europa sta diventando rossa. Non è per nulla, niente discriminare. Poi, nel frattempo, questo è per quanto riguarda le sonde robotiche, però negli anni 50 iniziano ad esserci più le prime missioni con organismi, con animali un po' più grandi. Negli anni 40, 1947, il primo animale viene lanciato nello spazio. Sapete qual è? 47, sono solo 2 anni dopo la fine della prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, ed è tra l'altro 10 anni prima dello Sputnik 1. Qual è il primo animale nello spazio? Laika. No, Laika 1957. Moscerini. Sì, Moscerini di frutta. Lo so, nessuno pensa che non sono animali, ma chiedetelo. Siamo in un museo dove Alfonso Cifredi. Chiedetelo alle persone dei musei, i Moscerini sono animali. E sono stati i primi, li abbiamo lanciati nello spazio, tra l'altro, visto che hanno una vita molto corta, queste erano alcuni dei razzi con cui venivano lanciati. Quando arrivavano in alto, i Moscerini passavano qualcosa come mezz'ora nello spazio in tutta la missione prima di tornare a casa. Per una vita così corta, che si conta in giorni, mezz'ora era l'equivalente di anni per noi. Quindi passavano un bel pezzo della loro vita nello spazio. Vi vivo un po'. E siamo abbastanza sicuri che qualcuno abbia anche tentato di fare cose amoreggianti. Quindi ecco, non abbiamo primato perché ci hanno rubato i Moscerini. Ora, in questo caso vi faccio vedere queste che sono dell'Unione Sovietica, che negli anni 50 lanciò 15 missioni con cani nello spazio, prima di Laika. Queste missioni erano suborbitali. Laika è famosa per essere la prima in orbita intorno alla Terra. Ma quello è arrivato nel 57. Nelle prime missioni erano solo lanciati nello spazio in alto e poi ritornavano giù. E servivano per vedere come mantenere qualcosa di vivo nello spazio, come farli controllare eventualmente dei pulsanti, dal cibo, e se potevano digerire, se potevano guardare, vedere se gli occhi funzionavano. E quando lanciarono moltissime di queste missioni, tornarono a casa sana e salva. Quel cane che vedete lì soddisfatto e molto tranquillo, è andato nello spazio e è tornato a casa. E infatti si attira tantissimo. Comunque mi sono entrato sopra. Prima per allenarli, li prendevano e li mettevano in stanze un pochino più buie, sempre più buie, con qualcuno che però li coccolava, li aiutava a essere tranquilli. In questo modo non si spaventavano quando poi li mettevano con le tutine spaziali, perché avevano tutte spaziali cani, e li mandavano nello spazio. Molto spesso erano femmine perché era più facile, specialmente in missioni lunghe, perché quando fanno una pipì non devono alzare la gamba. Maschi sono complicati in tutte le specie, a quanto pare, specialmente per la pipì. Però i maschi venivano usati all'inizio, perché tanto comunque il volo durava molto poco. E voi vi raccontate solo la storia di uno di loro, e qui è bellissima la faccia che il cane chiede: in che senso nello spazio? Aspetta. Dovete guardare, io ero più soltanto per il mio cane, per capire. Però, questo cane invece, che della stessa razza, c'era un cane nel 1955 di nome Bobby, che venne allenato e preparato per la sua missione per settimane, e tutti lo adoravano perché era super simpatico e facevano una gara su chi poteva portarlo a passeggiare. Gli ingegneri che lavoravano alla missione lo amavano un sacco, gli hanno fatto tutta personalizzata, tutto l'addestramento, ed era molto bravo. Non si spaventava per i rumori, non si spaventava per il buio, era contento per i suoi croccatini.
Poi cosa è successo? Mancano 3 giorni al lancio, alzano il razzo pronto per la partenza, per tutto quanto pronto, e lui scompare. Grazie per i croccantini e ciao. Non l'hanno fatto, addirittura alcuni proposero di andare a cercare Bobby con i carri armati. Erano in una base dispersa in mezzo a nulla, quindi l'idea dietro non era di andare con i carri armati e sparare Bobby, vieni fuori, Bobby, dove sei? C'era il sospetto perché comunque era difficile andare poi dal Partito Comunista a dire scusi, abbiamo perso il cane. Vincevi le vacanze gratis in Siberia. Non i migliori Airbnb che c'erano a disposizione. Ora, in questo caso, cosa hanno fatto? Hanno preso un altro cane a disposizione, l'ha cercato con i carri armati semplicemente perché pensavano che facendo molto rumore, se si nascondeva da qualche parte sarebbe venuto fuori, ma non l'hanno trovato, quindi hanno preso un altro cane randagio delle stesse dimensioni e senza allenamento, senza niente, l'hanno preso, messo la tuta, lanciato nel disposizione. Immaginatevi questo razzo con questo cane, come era preoccupato. Gli ha dato un sacco di croccantini, era molto confuso, era tipo una relazione sindrome di Stoccolma. Però il cane in realtà è stato tutto fatto così di fretta che non sono mai riusciti a cambiarmi il nome. E i cani avevano dei certificati con nomi, eccetera. Sui certificati di questo c'è solo scritto sostituto per Bobby. La sigla sulla sua tutela era sì, ZIB sta per sostituto per Bobby. Lo prendono, lo lanciano, vanno nello spazio. All'inizio tipo, il suo cuore accelera al massimo, cioè hanno paura perché muoia di infarto durante solo per le vibrazioni, però riesce a tranquillizzarsi, arriva nello spazio, tra l'altro riesce a allungare la zampa e pigiare sul pulsante che dà cibo, tutto contento, poi tempo di tranquillizzarsi e capire come mai i croccantini galleggiavano tutto in giro, scende velocemente giù, rientra nell'atmosfera della Terra, lo portano via sano e salvo. E uno degli ingegneri ha raccontato in un'intervista poi che appena l'hanno tirato fuori è corso verso immaginatevi quello più o meno la forma di quello che resta, è corso verso la navicella a fare la pipì sopra. Non so se per dispetto per dire questa ora è mia. L'hanno fatto è vissuto 15 anni. L'ingegnere che l'ha preso in custodia l'ha continuato a chiamare per tutta la sua vita sostituto per Bobby. È un po' tipo il nome del cane dei Simpson che aiutate il Babbo Natale. Bobby non l'hanno mai più trovato e là fuori con Elvis e tutti gli altri. Per gli umani la situazione era un po' più diventata un po' più complicata. L'idea di lanciare gli umani era già abbastanza presente in entrambe le nazioni, però nessuno sapeva esattamente come farli sopravvivere. Non era difficile lanciare umani, era difficile lanciarli vivi e farli tornare vivi. E anche convincere a salire del questa era una difficile. E l'hanno testata prima del primo lancio dell'Unione Sovietica, qui sono i vari astronauti, i vari candidati, adesso li vedete come l'unico che sorride, questo qui, questo pazzo che io li magari, che tutti gli altri pensano, oh mio Dio morirò, sì. Invece lui pensa, pazzi, cosa potrebbe mangiare? Poveri qui. Quando lo preparano il lancio, gli dicono, senti, allora, so che potresti preoccuparti, ma abbiamo lanciato un razzo con cui partirai 24 volte. 12 volte è esploso, ma 12 no. E poi la navicella, questa qui, è stata lanciata 5 volte e 3 volte non è andata bene. Però aspetta, non so cosa pensi, che come dire 3 volte è tanto su 5, ma le due in cui ha funzionato sono le ultime due, no? Il trend è così. Non molto incoraggiato. Però l'idea era di lanciare questa navicella con sotto la parte dei motori, quelle piccole palline che servono per i carburanti, e poi dopo lui si sarà ritrovato con la palla lì che sarebbe rientrata poi nell'atmosfera. E avete mai visto quei giocattoli che finiscono sempre per stare in piedi con il sedere più pesante? È uguale, quindi si orientava da sola, qualsiasi rotazione avrebbe presa poteva riorientarsi da sola per avere lo scudo termico, la parte che doveva resistere al calore all'entrata, orientato nel modo giusto. Nel volo è una lunga storia, purtroppo mi piacerebbe un sacco raccontarvelo, ma voi potete andare via prima di cielo. Questa è la posizione, lui era là dentro e è andata sufficientemente bene perché lui è tornato sano salvo a casa, però ci sono stati un sacco di problemi, tra cui lui che è finito in un'orbita molto più alta del previsto e avevano paura che
perché loro volevano mandarlo in un'orbita più bassa, perché così qualsiasi cosa succedeva, comunque la data dell'orbita bassa sarebbe ricaduto sulla Terra entro 10 giorni, anche se non funzionavano più i motori. Invece il razzo, tutte le volte che avete visto che non funzionava più, beh, stavolta ha funzionato per troppo tempo. Ma hai ragione, era finito molto più in alto e quindi ci avrebbe messo fino a quasi un mese prima di tornare a casa. Non c'aveva né cibo né aria né sufficienza per un mese nello spazio. E quando lui è finito nello spazio, il suo altimetro non funzionava. Quindi ha chiesto a quelli a terra, compagno, si mi dice a mezzo solo. E quindi a terra avevano un sacco paura perché non sapevano se dire, lo aspettavano la conferma da parte dei loro capi. E quindi continuavano a dire, Yuri non si sente. come hai detto, che bella giornata. Quindi tutto bene. E lui era frustrato da questa cosa, nessuno gli diceva niente. Poi è andato per fortuna tutto bene, anche se ci sono stati problemi all'entrata perché la paracadute non si apriva, poi quando si è aperto il primo paracadute doveva sganciarsi per rilasciare quello secondo principale e non ha funzionato, l'ha dovuto aprire a mano, il casco non si apriva, non poteva respirare, rischiava di morire soffocato, però c'era fatta, è riuscita a tagliare un tubo con un pezzo di specchio. Finalmente ritorna a casa, tra l'altro a 300 km di distanza da dove doveva arrivare, e quando esce fuori cerca qualcuno che gli dia un telefono per chiamare, tipo IT, no? Chiama a casa per dire dove sono finito. Trova due ragazze che non sanno niente di questa missione, nessuno sapeva niente, neanche sua moglie. Quando lui è partito da casa, a madre e moglie ha detto, vado lontano. Vado lontano io, spazio, lontano, in uno spazio lontano. Loro l'hanno scoperta alla radio. Immaginatevi voi se la persona che vedete di più un giorno sentite la radio che è nello spazio. È lo stesso livello di sorpresa. E ce l'ha fatta tornata. Le ragazze che l'hanno visto, lui era vestito in una tuta arancione, arrivava verso di loro e diceva: non vi preoccupate, vengo dallo spazio. E lui è stato il primo nello spazio. Dopo i primi esperimenti fatti nello spazio, questo in realtà lo faccio vedere più che per il fatto di divertente, sono gatti lanciati in un aereo che vola in parabole e quindi riesce a simulare la presenza dello spazio. E guardate, i gatti cadono normalmente in condizioni di gravità sulla Terra, non molto contenti, ma è così invece nello spazio. Per anni nessuno sapeva come fare neanche le cose più basilari. E una delle prime missioni con un nostro parente, diciamo a livello di specie, è stato con lui, con Sam, che è tornato a casa e la sua paga era una mela. L'astronauta meglio pagato. Lui era super contento, proprio qui è dopo quando è arrivato con il giornale. Lui è arrivato nello spazio prima di Yuri Gagarin, però purtroppo era perché in realtà doveva partire. Il primo astronauta era Alan Shepard. Ed era quasi tutto pronto prima di andare allo spazio, soltanto che i suoi ingegneri dissero: senti, abbiamo lanciato il razzo 9 volte ha funzionato, però vogliamo essere molto 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 sicuri. Mentre hai visto con gli uomini 5 volte, 3 non ha funzionato, vabbè, andiamo lo stesso. E mentre i americani erano molto molto più cauti sulle cose, e quindi rimandarono di qualche settimana il lancio prima di lanciarlo lui, e se non avessero lanciato lui sarebbe stato Alan Shepard, un astronauta americano, il primo nello spazio, ma ehi, qualcosa di invidia è stato. E poi i 5 astronauti, 7 scusate iniziali, quelli del programma Mercury, le tute come vedete erano improvvisate a casa per quello che trovavano in cucina. No, in realtà erano molto complesse perché le tute sono
E questo è l'importante, perché dobbiamo, sono quasi delle mini navicelle spaziali, perché sono talmente tante le cose che devi fare con una tuta spaziale, dal mantenere la tua mobilità a permettere di avere una pressione sulla tua pelle, quindi non è soltanto proteggerti, ma devi spingere qualcosa su di te, come l'atmosfera spinge ora sul vostro corpo. Quindi quando togliete le tute sotto non hanno delle tutte sexy, ma hanno delle tute con tantissimi piccoli tubicini che servono per portare con un liquido apposta, spesso acqua, il calore da una parte all'altra per poter tenerli in equilibrio e poterli far sopravvivere alla pari condizione spaziale. Questa è la missione sexy. Questi sono gli astronauti che venivano lanciati con un paracadute in mezzo al nulla e dicendo bene, torniamo tra qualche settimana. E dovevano imparare a gestire i loro problemi tra di sé, per imparare a risolvere problemi quando capitavano imprevisti. Il motivo per cui era così importante non era tanto che avrebbero trovato queste condizioni nello spazio, ma perché imparavano quali sono i propri limiti, come dialogare, come parlare eventualmente se qualcosa di imprevisto succede. E tutte le volte vedo questa foto, quello mi sembra un cellulare, invece. Eccoli qua, questi sono i primi astronauti prima della prima missione. Il povero Alan Shepard, tra l'altro, quando è volato come primo americano, gli hanno ritardato il volo di 5 ore e si è fatto la pipì addosso. Perché gli hanno detto: senti, se ti scappa puoi scendere e lo lanciamo un altro giorno. No! Già ho perso il primato, ora si lancia e lancia ora. E questa era la partenza. Ed ecco qui quando ritorna. Queste erano le primissime missioni solo nello spazio e ritorno, come sostituto per Bobby praticamente, solo in una nazione più grande. Poi cosa è successo? Abbiamo visto che l'Unione Sovietica continuava a macinare il clima e Kennedy, quando inizia il conflitto, inizia una competizione più forte, chiede ai suoi capi di varie agenzie: datemi qualcosa che siamo sicuri che possiamo fare per battere l'Unione Sovietica. Cos'è che possiamo fare? Alcuni propongono un attracco nello spazio, una missione con 3-4 astronauti, ma sono tutti obiettivi per cui l'Unione Sovietica ci sarebbe riuscita molto più velocemente. Quindi qualcuno gli dice: signor Presidente, facciamo così, facciamo qualcosa che è talmente ambizioso e lontano che anche per l'Unione Sovietica servirà, che anche loro dovranno partire da zero. Cioè non c'è nulla che hanno già che potrebbero utilizzare al volo, dovrebbero innovare talmente tante cose che non ce la potranno fare. E gli dicono: andiamo sulla Luna. Ora, noi sappiamo ora che è possibile, all'epoca nessuno sapeva che era possibile. Questo discorso glielo fanno prima del lancio del primo uomo in orbita intorno alla Luna da parte di Stati Uniti. Molto ambizioso. Lui fa il discorso famoso che avete magari già sentito, Which is the goal to moon, e quando dice che scegliamo di andare sulla Luna e scegliamo di farlo non perché è facile ma perché è difficile, non nomina l'Unione Sovietica. La sfida non è contro qualcuno. Quello che conta di più del suo discorso è che lui dice che dobbiamo farlo perché è qualcosa che ci mette alla prova e che tira fuori il meglio di noi umani. Non per in competizione contro qualcuno, non l'hanno ascoltato da questo punto di vista, era palesemente sotto solo per competizione. Lo spirito però è stato importante, perché il motivo per cui non potevano fallire è perché lui non disse: sfidiamo l'Unione Sovietica, ma facciamo vedere a tutti quanti che quando noi diciamo che possiamo fare cose straordinarie, davvero le possiamo fare. Perché se dici andiamo sulla Luna e poi non ci riesci, mentre l'Unione Sovietica, quando sentì questo discorso, disse: no, noi non vogliamo andare sulla Luna, non c'entra niente, andate tranquilli, bravi, auguri. Quindi il complotto lunare c'è, ma perché l'Unione Sovietica di nascosto, anni dopo, iniziò a lavorare per una missione lunare, ma non lo dichiarò mai pubblicamente fino alla fine. Mentre gli Stati Uniti partono subito in quinta dicendo: noi andiamo sulla Luna e lo facciamo perché siamo fighi. Tieni la mia birra e ti faccio vedere cosa so fare. Capriole e Lupietta, che finiscono quasi sempre male, ma in questo caso. E questo era il piano. Ora, prima di tutto si è accorto che non c'erano abbastanza ingegneri, non c'erano abbastanza studenti di materie scientifiche. Gli Stati Uniti non investivano sufficientemente in niente che potevano utilizzare né ingegneria, né ricercatori, né aziende tecnologiche. Andavano letteralmente per il liceo. Immaginate se al vostro liceo, sì, tanto
applauso per i ragazzi del Consiglio. Immaginate se vengono da voi e vi dicono: chi vuole partecipare al tentativo di mandare gli umani, forse se riusciamo sulla Luna? Perché l'età media alla NASA era intorno ai 28 anni, la maggior parte erano molto molto giovani ed erano reclutati subito e mandati a lavorare alle varie aziende che servivano per preparare materiali e testare cose. Mezzo milione di persone lavorò in campo spaziale, mezzo milione, cioè la singola impresa più grossa che l'umanità ha mai fatto tutta insieme in così poco tempo. Erano i primi anni 60 e il piano era questo: prima una ricerca piccolina con un umano, va nello spazio, vediamo cosa si riesce a fare, ma impariamo a mantenere lì. Quello è il primo razzo per il deserto. Seconda navicella, due umani, e magari li facciamo uscire dalla navicella, passeggiano un po', che è super difficile, ma vabbè. Poi attraccano le navicelle insieme. Questo sarà importante perché la terza missione, quella vera e propria verso la Luna, sarà composta da varie parti. Così non lanciamo un razzo gigantesco, possiamo dividere la missione in pezzettini. E questo era il piano. Tutti quanti li iniziano a costruire insieme, iniziano a fare le prove ed ecco qui il razzo che avete visto lanciare prima. Ora, è molto difficile avere un'idea di cosa sono i razzi, come funzionano, e non sto qui a spiegarne se non finiamo qua. Giusto per darvi un'idea di quali sono le caratteristiche di questo, che era la versione base, era alto 25,4 metri, 30.000 kg e un diametro di 1,77. Ora, questi dati visti così magari non mi dicono molto, quindi li ho convertiti in qualcosa che ci possa piacere di più. E ho inventato una nuova unità di misura, il chiaroangelo. Allora, questo razzo è alto 14,3 chiaroangelo, con una massa di ben 400 chiaroangelo tutti insieme. Ed era un diametro di un chiaroangelo, ma messo il piatto, che insomma, la sua. Ma ora tutti, ma 400 chiaroangelo tutti insieme, una massa critica. Parte il vaso con la musica di Superfly. Invece questa era il più tempo che per fare delle luce più o meno di successo che faceva. Ciamperoni, non era facile. Nel frattempo lanciamo sempre più missioni verso la Luna. Questa fu la prima sonda a scattare una foto della parte opposta della Luna e nessuno sapeva come fare le pellicole che sopravvivono nello spazio. Questa è un'altra storia bellissima che prima o poi vi racconterò di come l'Unione Sovietica è riuscita a fare la prima foto della parte opposta della Luna usando pellicola che aveva preso delle casse praticamente con macchine fotografiche spia che gli americani lanciavano sopra la Russia. Ne hanno recuperato una, hanno usato la base, oh guarda questa pellicola funzionerebbe perfettamente nello spazio. Quindi non solo hanno battuto gli americani, ma l'hanno fatto utilizzando pellicola americana. E la foto non è granché, il motivo per cui non è granché, allora, la pellicola riusciva a scattare foto nell'equivalente di 8K, il doppio della risoluzione dei migliori TV che trovate come ora, e questo non è esattamente 8K. Il motivo per cui non lo è perché è un fax. Non c'era nessun modo per mandare indietro i dati tramite radio o altro, quindi, così tanto specialmente, fecero svilupparlo la pellicola nello spazio e poi fecero un fax da mandare fino a casa. Però era già evidente che la Luna era molto diversa sulla parte opposta rispetto a quella che siamo familiari. Nel frattempo l'Unione Sovietica lancia anche la prima donna nello spazio, Valentina Tereshkova, e l'altra era la sua compagna con cui si allenava e purtroppo non è mai partita lo spazio perché l'Unione Sovietica lanciò la prima donna nello spazio soltanto per poter dire che l'ha fatto e poi dopo cancellò il programma. Quindi noi non siamo sessisti. Nel frattempo il primo uomo, questo è invece il giornale russo del 1965, questa è la prima passeggiata nello spazio. Che lui è stato con Alexei Leonov. Ciao Alexei. E sembra molto tranquillo, ma in realtà sta cercando le chiavi. In realtà la tuta, mentre era nello spazio, iniziò a bloccarsi e non riusciva a rientrare nel modulo per ritornare a casa. Dovete sgonfiare leggermente per depressurizzare una parte della tuta per riuscire a rientrare. E immaginate la paura di aprire la tuta nello spazio e rischiare di depressurizzare tutti. Quindi, sì, invece vedete che si va a pensare che se non si sente la chiave, però, lui è il primo umano ad aver mai gareggiato liberamente nello spazio.
E chi della prima volta che siamo riusciti a prendere tutte che resistevano? Nel frattempo gli americani cercano di non pulire quelle lancere, ma avvicinarsi forse su due gemelli che si avvicinano per lo spazio tra di loro. Missioni robotiche finalmente riescono ad alterare sulle robot qualcosa. Questa foto mi fa schiantare perché ci sembra che un ingegnere sia arrivato lì con la scatola, dice a ma questa andava dentro. E l'altro lo guarda per questo, non lo so. Speriamo non sia tipo Ikea che scopri alla fine che ci sono pezzi e non sapevi se noi riprenderemo. Però questa è la prima foto di qualcosa di una storia americana che ha colpito il suolo. Ed era il 67. Solo 2 anni dopo ci sarebbero arrivati gli umani. Quindi salti notevoli nel primo set dello spazio, questo è basato. E fine delle preparazioni, questa è la fine del programma Gemini. Questa è la frase, ve l'ho ricordato Jules Verne con il viaggio sulla Luna. Il nome della navicella era Columbia. E in onore a questo, Apollo 11 ha chiamato la propria di navicella Columbia. Queste erano i razzi, i motori dei razzi giganteschi. Gli F1 sono stati i singoli motori più grossi che abbiamo mai costruito. Lì davanti c'è Werner Van Braun, ingegnere aerospaziale che ha progettato una parte di questi razzi e che sta pensando l'altro 4712 ancora non so ancora più sono un nazista. Beh, la faccenda con Hitler. Però era bravo a fare cose, quindi ecco. È stato insieme a tanti altri sono stati riciclati e quindi gli americani come i sovietici fecero finta anche. Ma ignoriamo il papà che è stato un nazista. Non migliorò i punti di simpatia, anche perché a un certo punto gli chiesero: signor Van Braun, lei che è il capo dei razzi americani, eccetera. Quando lanceremo anche una donna nello spazio, anche lui rispose: suppongo che prima o poi creeremo delle stazioni orbitali con hotel e serviranno delle cameriere. Già sei nazista e parti malissimo, per aggiungere gli altri dati. Comunque, questi erano i razzi, erano giganteschi e funzionavano veramente bene, guardate i bambini lì in scala. La NASA faceva girare persone soldati per poter fare foto le scale. E questa era la parte sopra, li montavano con delle gru una sopra l'altro e quelli qua quando erano alti 110 metri, quello qua. Questo è il razzo più grande che abbiamo mai costruito nella nostra storia, è come prima, 110 metri, 2.970 kg, 10 metri di diametro e 7 anni è stato in attività. Pierangela, 62 Pierangela, 39.600, quasi un comune. 5,7 Pierangela e 8% della vita di Pierangela su 90 anni. Questo era il posto dove entravano dentro, gli astronauti arrivavano là su questa passerella, entravano dentro, gli calpestavano per bene, legavano la cintura e poi qualcuno gli diceva: immagina di essere un astronauta, come ti chiami? Allora, se vogliamo lanciare Luca nello spazio, prendiamo, leghiamo per bene e poi dobbiamo allontanarci da lui per almeno 4 km. Dicevano, caro Luca, allora, visto che questo razzo si esplode, potrebbe essere quasi una bomba atomica, noi andremo lontano da tutti gli umani, non ci sarà niente, ma non ti preoccupare. E te direi, ma quante volte l'avete tipo lanciato? Una! Ma funziona! Non fumare, dicevamo. Perché sono pur sempre ingegnere, quindi già c'è. E allora vi faccio vedere questa, che questo è il filmato raccontato del primo lancio di astronauti fino alla Luna, Apollo 8, 1968, ed è narrato direttamente da gli astronauti che oggi sono ancora vivi, tutti e tre. E questo documentario da parte della NASA e di Discovery gli ha chiesto di raccontare le cose. Allora, è in inglese, quello che dice, uno di loro dice che le vibrazioni erano così intense che avevano paura di alzare le mani se non toccavano per sbaglio l'aborto missione. Erano praticamente incollati alle sedie, le vibrazioni erano molto intense questi razzi. E poi l'altra cosa che non riuscivano a capire bene quando si erano sollevati, perché si sollevava molto piano. E altra cosa importante, quando vedete che parte il razzo sono fiamme grandi, lanciano acqua, il motivo per cui lanciano tutta l'acqua non è per spegnere le fiamme, ma è per attutire il suono.
Il suono che generano questi razzi è talmente intenso che potrebbe fare a pezzi l'intero razzo. Se non lo attutiscono, il suono e basta potrebbe far esplodere tutto. È talmente intenso che se foste vicino vi spezzerebbe tutte le ossa fino a polvere. Solo il suono, questo, non l'energia, non il fame o altro. Quindi l'acqua serve per attutirlo un po'. Però vi lascio vedere direttamente. Non so se c'è. No! Comunque all'inizio la racconta di dice che hanno visto un dei uccelli volavano vicino e che sono rimasti molto sorpresi quando ho visto l'altro. Per la prima volta nella storia dei voli umani succede qualcosa di non previsto, cioè non i previsti erano normali, ma questo in particolare, cioè il mal di spazio. È la prima volta che stanno per abbastanza tempo in movimento nello spazio perché perdono l'equilibrio, hanno nausea. In particolare il comandante ha nausea, ha problemi con mal di testa, non hanno dormito una sera prima perché sono delle fate e avevano detto dormi, erano troppo felici. No, sulla luna, moriremo. Una delle due, troppe emozioni contrastanti. Quindi abbiamo un mal di testa, eccetera. E hanno dato dei medicinali con la nausea che però hanno causato l'effetto contrario, diarrea. Quindi, sì. E capite perché gli altri due dicono comandante, grazie. Eccoli qua, molto perfetto. Lui e Anders, tra l'altro, lui era la sua prima missione nello spazio. Lui non aveva mai volato, io gli ho detto, senti, voi siete tra i primi uomini sulla Luna, cioè intorno alla Luna, ti lanciamo con un razzo che non abbiamo mai fatto lanciare con umani in una missione così, vai! Qui vedete quando era con Peter. No, in realtà era molto molto carico, il suo astronauta che doveva partire l'anno su era Collins, però ha avuto un po' di problemi di salute, quindi l'hanno sostituito.
Ora, durante il volo ci furono altri piccoli imprevisti, come il tubo che serviva per la cacca che non funzionò, ma almeno poi dopo riuscirono a tenere tutto sotto controllo. In Apollo 10 andò molto diversamente, perché Apollo 10, la missione fatta ad aprile del 1969, in preparazione per Apollo 11, arrivarono in orbita intorno alla Luna e poi ritornarono a casa. E durante il volo vi siete mai chiesti come fanno con la cacca? Giusto, stanno una settimana in spazio, in una macchina, hanno un tubo. Perché ecco, c'è una cosa che voi non apprezzate abbastanza della gravità sulla Terra. Ogni mattina la gravità si prende un caffè e poi tira cacche giù verso la superficie. Tutte le volte che batte la cacca e la cacca non rimane appiccicata, lo scende giù, è per la gravità e nessuno la ringrazia abbastanza. Nello spazio non succede, quindi tutto rimane lì. Se tu non vuoi avere la cacca appiccicata, è quel tubo con un aspiratore. Non devi inserirlo. Leggete le istruzioni per l'uso e viene aspirato tutto via. Il problema è che quando, durante Apollo 10 non ha funzionato e quindi c'è un pezzo di cacca ed era all'inizio del volo verso la Luna, quindi cacca intorno alla Luna, no, l'altra storia Apollo che vi tornerò a raccontare. Hanno preso, sono riusciti a catturare alcuni pezzi, tra cui abbiamo le conversazioni degli astronauti in cui parlavano di una cacca misteriosa che nessuno sapeva di chi era, perché potevano dire no, la mia non era così dura, la tua era più morbida, io non mangiavo più sempre, si vedono i resti. La cacca misteriosa l'hanno chiamata l'orsa bruna, e c'è ancora il mistero, non si sa chi l'ha fatta. Ma nel frattempo, per esempio, Apollo 8 scappa questa foto, che diventa una delle più iconiche, più belle della storia dell'umanità, perché per la prima volta vediamo il nostro pianeta dalla Luna in questo modo, visto da umani, ed è probabilmente una delle foto più belle che ci ricordiamo di tutta la nostra storia. E abbiamo riso un sacco, ma quest'anno sono 50 anni da anche non soltanto la prima missione intorno alla Luna, ma anche uno dei momenti più caldi della lotta per i diritti civili. Il 68, quando sono partiti, e poi il 69, era pieno di cose agghiaccianti che succedevano in giro per il mondo. I manifestanti venivano assaltati da carri armati, come in città di Messico, a Praga, che era arrivata l'Unione Sovietica. Cioè, non era un momento facile della nostra storia nel 1968-69. Ed era facile perdere la speranza. E perché combattere? Perché combattere per i diritti civili? Perché cercare di migliorare il mondo? E quando riesci a vedere che lavorando insieme si può fare qualcosa di così straordinario che sembrava impossibile solo fino a pochi anni prima, è davvero emozionante. Ma più che altro questa foto fece sentire tutti gli umani come una sola famiglia. E non avete idea, all'epoca fu uno strumento di coesione tra tutti quanti i manifestanti di tutto il pianeta, fortissimo. Viene a tutti la risposta, è perché facciamo? Ecco perché. Perché siamo una sola specie su un piccolo puntino nello spazio, e se noi non impariamo a volerci bene e lavorare insieme, ci estinguiamo. La Terra sta benissimo, cioè, prima noi c'erano i dinosauri, all'inizio, non è che se noi scompariamo, cioè, che so, bandiera mezz'asta di tutto l'universo e tutte le altre specie, se non se ne accorge neanche. Tocca a noi essere più bravi e più volerci più bene e lavorare insieme. E diede vita anche al movimento ambientalista, perché vi ricordate la illustrazione che vi ho fatto vedere sulla prima missione che ha partito la Luna, che non aveva nuvole? Perché per questo la Terra era il pianeta blu, perché tutti pensavano che sarebbe stato dominato da oceani nello spazio. Le nuvole non le illustravano quasi mai, non si vedevano, l'atmosfera non era importante, era una roba che respiriamo alla fine. Invece lì si vede moltissimo, ed è molto sottile. È uno strato appena appena grande, tanto da fare da involucro attorno al pianeta, e viene via ai movimenti di ecologia, i movimenti per combattere contro l'inquinamento, ma anche quello che iniziò a essere il problema del cambiamento climatico. Quando ritornarono c'erano un sacco di persone che le hanno saliti per poco le abbracci. Eccoli qua, felici. Andrea si è ancora poco convinto della cosa. Ecco, qua era il funzionamento delle televisioni, che avevo fatto vedere prima, si staccavano perché era più facile. E questo era il modulo, vedete tutto lo spazio che c'era là dentro, le antenne per comunicare.
E questo, questa parte che serviva per lanciare fino alla luna, poi si staccava e solo questa rientrava su, sulla Terra con lo scudo tempo. Questa era la parte che scendeva, c'è un modulo di atterraggio che scende e si appoggia sulla superficie e l'altro che si stacca con un piccolo, motore suo ed è quello che poi va fino in orbita intorno alla luna. Questo è importante perché non c'è bisogno di portarti tutto il peso via da lì se tanto devi solo arrivare in orbita lunare. Quindi sulla superficie della Luna, per ogni missione che è arrivata, ci sono ancora i moduli di atterraggio che sono quelli che vedete con le gambe e tutto il resto. Tra l'altro questa verde la scala, in realtà arrivava a, c'era ancora quasi mezzo metro, poco più, quasi un metro di altezza dallo scalino, e perché pensavano che le gambe erano fatte in modo da stritolarsi, tipo la tina di Coca-Cola, servivano per stritolarsi sotto il peso così potevano assorbire lo shock di quando spegnevano i motori e cadevano. Soltanto che Neil Armstrong fu talmente bravo che non ristretto, arrivò, si appoggiò dolcemente sulla superficie, per la gioia di tutti i ingegneri che hanno progettato le scalino pensando ora quindi devi saltare, non me. Noi abbiamo fatto tutta la posta per stritolare il motore, dove fare quello figo, ma non è vero me. Ma poi, allora saltella. Neil Armstrong tutto a posto. Buzz Aldrin, quando è sceso, aveva fatto la pipì prima sulle scalino, perché pensavo, vabbè, quando la faccio sono la prima a fare pipì sulla luna. E solo che quando è saltato giù, si è rotto la parte del sacco di pipì e gli è scivolato tutto nello spazio. Quindi ha fatto una camminata lunare con pipì. E poi, quando l'ha raccontato a casa, ha detto, mi raccomando, non lo dite a nessuno. Quindi io inoltre la sua richiesta fatta ai suoi amici, non lo dite a nessuno. Questa era la tuta, che era la mini navicella spaziale che serviva per andare sulla Luna. Tra l'altro, queste tute erano fatte a mano. E quando la NASA iniziò a lavorare nelle tute, creò i progetti e chiese a varie aziende di proporre idee come potevano costruire. E tutti dissero, non c'è nessun materiale per poter fare una cosa del genere. A parte una, e quella singola azienda che riuscì a lavorare abbastanza materiale per fare queste tute, si chiamava Playtex, e faceva reggiseni. Ed erano molto bravi con materiali molto all'avanguardia, perché se provate a chiedere una cosa difficile che ci siamo registrando più materiale buono, se c'è un intero secolo di ricerca tecnologica su che tipi di materiale, come farli in modo che siano all'avanguardia, tutte le volte cambiamo i tipi di materiale e le tute sono state cucite a mano. Ecco qua, questa è la ricerca che sta facendo sulla Luna. Dalla foto indovinate chi è che non scende sulla superficie della Luna? Esatto. Fa qualcosa al centro e testi due basano bene in alto. Nel frattempo l'Unione Sovietica lanciò i suoi primi esserini intorno alla Luna, e in particolare queste due tartarughe. E qui c'è una bella storia. Prima di Apollo 8, che vi ho fatto vedere, 3 mesi prima l'Unione Sovietica lancia la sua prima missione in orbita lunare con tartarughe, 2 tartarughe, che diventano i primi organismi ad arrivare fino alla Luna e tornare a casa, prima degli umani, quindi ci hanno battuto. All'Unione Sovietica mancavano solo i razzi. Se avessero avuto i razzi, sarebbero arrivati con umani sulla superficie forse prima ancora degli americani. Però non ce l'hanno fatto, perché tutti i razzi che hanno testato sono esplosi. Questo l'hanno lanciato con un razzo molto più piccolo, quindi era più facile, che pesavano meno le tartarughe. Pensate al gufo che le tartarughe, che erano famose per essere super lente, sono state in quel momento gli animali più veloci della storia. Queste erano 2 razzi, erano F1, ed erano molto complicati. Guardate quanti motori, e tutti dovevano partire simultaneamente, e praticamente fallirono per problemi di idraulico. Si conosce un idraulico, fatti vedere questo, chiedetevi quanti tubi servono. Questo era il lander che hanno costruito, e con questo i sovietici sarebbero scesi sulla Luna. L'equipaggio sarebbe stato di un astronauta e basta, cosmonauta, ma non ce l'hanno mai fatta. Tornando in America, quando vi dicevo che le tute sono state fatte a mano, queste sono state le donne che le hanno cucite a mano. E non vedo male che le ricordate, ed è un peccato perché sono state veramente eccezionali. Hanno fatto un lavoro enorme, perché i disegni delle tute arrivate dalla NASA non funzionavano granché. Si sono accorte, loro furono le prime a testarlo mettendosela addosso, e si sono accorte che quando ti piegavi le giunture rimanevano incastrate spesso. E quindi hanno modificato i design per renderli più sicuri, più confortevoli. E astronauti, quando sono arrivati sulla Luna, più e più volte cadevano e si dovevano rialzare, sono riusciti a rialzarsi proprio per via delle giunture mobili.
che hanno aggiunto loro, quindi hanno salvato le vite agli astronauti e non vengono mai riportate. Il motivo per cui non venivano fatte vedere è perché erano tonde. E oggi fa un senso diverso sentirselo dire, ma all'epoca non era importante. Addirittura le uniche cose in cui comparevano le donne erano trasmissioni TV in cui si parlava di cosa fanno le mogli degli astronauti. Quindi le intervistavano e dicevano: te che sei moglie di astronauta, cosa cucini tu oggi? Cosa piace al tuo marito? Ma tu quanto lo ami allo suo posto? Questo era il ruolo delle donne, era supportare gli uomini che facevano cose straordinarie. Ed era, non è perché le donne non c'erano, era proprio vietato. Le donne non potevano fare piloti, non potevano fare astronauti, e non perché non potevano farlo fisicamente, perché Valentina Tereshkova aveva già dimostrato che non c'erano problemi e c'erano già state donne pilota, semplicemente non era, beh, la parola è sessismo. Si posso girare intorno a quanto volete, ma è quello. E non era perché le leggi non c'erano, c'erano le leggi, è perché è un problema culturale. Non è che improvvisamente se hai una legge, allora tutto a posto. È una cosa culturale, rimane per molto tempo. Ecco, questa è per esempio lei ha scritto i codici informatici programmati per la navicella Apollo 11. Quanto è importante? Cioè, letteralmente il programma con cui gli astronauti scesero sulla Luna, e di nuovo non venne ricordato, nessuno andava a intervistare lei, andavano a intervistare le mogli degli astronauti per mettere su una copertina, eccetera. Mary Jackson, lei è stata quella che ha calcolato in... la vedete in Diritto ai Contare, se guardate il film. Lei non solo era una donna, ma era anche nera. Altro motivo per cui poteva essere lanciata da una parte, isolata. 1969, questa manifestazione è dello stesso anno della stessa nazione che lancia umani sulla Luna. Gli stessi che mandano i umani sulla Luna devono confrontarsi con questo problema. Questo è molto importante da ricordare, perché 50 anni fa non abbiamo fatto una sola cosa straordinaria. Abbiamo fatto un'enorme fatica per affrontare alcune delle cose più terribili che avevamo culturalmente, non solo negli Stati Uniti, ma in tante parti del mondo, anche qui, dove c'hanno ugualmente grandi manifestazioni sui diritti civili. E non sono cose naturali, non è che un bambino nasce e si stira e dice: vai, allora, quali sono i diritti civili che devo difendere? Non è naturale, è una cosa artificiale che noi abbiamo creato nel tempo per migliorarci, per vivere insieme. Quindi se non parliamo, se non ricordiamo queste cose... Questa, per esempio, lei ebbe il coraggio, la madre la mandò in una scuola che era solo per bianchi, e le forze di ordine militari dovevano accompagnarlo ogni mattina fino a scuola, perché la scuola era solo per bianchi. C'erano bus per bianchi, c'erano bagni per bianchi. Questa era 50 anni fa, Stonewall, manifestazione, era semplicemente dei ragazzi gay che andavano a un bar, e il giorno dopo arrivava la polizia per cacciarli e picchiarli, diversi finire dall'ospedale. La mattina dopo ci fu la prima manifestazione di quelli che oggi conosciamo come i trans, LGBT. E queste cose succedevano nel frattempo. Quando queste persone, che erano ai margini della società, che erano quelli che lottavano di più per migliorare il mondo, guardavano la NASA, guardavano qualcosa di straordinario che facevamo, lo guardavano con speranza per noi, pensando a noi delle generazioni future, pensando che sarebbe valsa la pena, perché se riuscivamo a fare qualcosa di così straordinario come andare sulla Luna, di sicuro potevamo fare qualcosa di molto più modesto, come non ucciderci a vicenda soltanto per preferenza o per colore della pelle. Come un po' più allegro, finalmente la sera prima, questa era la missione Apollo 11, prima della partenza verso la Luna, tramonto. Questa è la cosa che ve l'avevo già fatto vedere prima, saltando un po' più velocemente. Questa è la foto della Luna prima dell'allunaggio. Sono alcune delle foto più belle che ho fatto della missione Apollo 11. Voi le conoscete durante l'allunaggio? No, non c'è. Esatto, sì. Che risposta? Sì, complimenti. Eccolo qui in maniera più italiana, con una bottiglia di vino. E Ungaretti ha fatto anche vedere la Luna, cioè era molto contento, e ci sono delle riprese di lui che festeggia per non avere più uomo camminare sulla Luna per il legno. Questo è basato di mettere scende sulla Luna prima di farsi la fitness. Questo è l'attimo prima di passare la Luna, e questo è l'attimo dopo. La bandiera, il motivo per cui la bandiera si muoveva, e non è perché c'era vento, ma perché infilandola nel terreno si muoveva per l'energia che hanno aggiunto.
Se vuoi senti sulla Terra la, l'energia di quando muovete qualcosa viene dispersa per attrito contro l'atmosfera, mentre lì non c'è, per cui ci mette molto di più a fermarsi se non colpisce l'aria che è attorno. Quindi il motivo per cui rimaneva tutta piegata così era perché non c'era l'atmosfera. Mentre se qualcuno vi dice, ma perché si muove la bandiera? Perché era sulla Luna. E si dice, perché non si vedono le stelle? Chiedete, ma di giorno perché sulla Terra non si vedono le stelle? Era giorno. E vedrete la confusione. Aspetta, ma no, e come fa a essere giorno nello spazio se non c'è atmosfera? Beh, c'è il sole. L'unica cosa che cambia sulla Terra è che essendoci l'atmosfera il cielo non è nero ma blu, ma non è che senza le stelle non si vedono, non perché il cielo è blu, ma perché c'è un sacco di luce. Quindi nel caso della Luna le stelle non si vedono perché il sole è talmente luminoso in confronto che non si vede. Per chiunque di voi ha cercato di vedere le stelle da una città, non è che le stelle a Milano non esistono. Un complottista non le spiega perché non si vedono le stelle, è tutto un complotto. In realtà come sta girando l'Italia, in realtà è un film che spiegherebbe anche tante cose. Questa è la placca di Milano in pace sulla superficie, si è tolta riflettori rimasti per poter vedere come la Luna si allontana, sacchetti con vari strumenti, tra l'altro ci sono anche sacchetti con la carta degli astronauti rimasti sulla Luna. Un giorno andremo a recuperarli, questo è il mondo, perché quella carta è piena di batterie e cose vive, sono rimaste sulla Luna per 50 anni, quindi là fuori ci sono un sacco di biologi che si stregano le mani. Chissà come, quali sono sopravvissuti, come sarebbe analizzare quella carta di laboratorio dopo 50 anni sulla Luna. Questa è l'opera di Buzz Aldrin. Quando gli avevano detto, basta, rimani vicino al modulo, sì, e si allontano forse vicino al cratere per fare delle foto. E qui c'è un mare intorno, tre paracaduti, ma ne bastavano due per scendere, uno era per sicurezza, ecco di qui saranno salvi, molto imbacuccati, e poi dopo li hanno messi in una roulotte dove dovevano restare per un po' per assicurarsi, sì, in quarantena, perché se ci fossero state delle contaminazioni con qualche microbo o qualcosa che c'è sulla Luna, almeno non avremmo rischiato la contaminazione della Terra. Ora, anni dopo è venuto fuori, riguardando a questo modulo, che c'era un buco che non avevamo visto. Quindi, meno male non c'erano batteri, perché siamo stati così bravi che saremmo morti tutti. Da ricordarsi per memoria per noi quando torneremo dalla Luna. Queste invece sono altre riprese che non sono quelle che di solito non si vedono un sacco, ma sono quelle di... Guarda, era difficile muoversi sulla Luna. Quelli erano sismografi che servivano per misurare le paesi. Solo che la NASA non ha pensato quando lì non dovevano tornare su. Stai dicendo, beh, è tutto entrato dentro. Io con il mio sono voi conoscete un amico che sarebbe loro. Quindi quando vi chiedono, ma perché c'è un'ombra strana?
se qualcuno avesse ripreso questo, sarebbe stato letteralmente impossibile riprendere per giornate intere durante, cioè, uno spazio così grande, tra l'altro con ogni singolo grande che si muove a un sesto della gravità. Saltellando in questo modo, era impossibile, non c'era neanche lo slow motion alla lettera. E a Kubrick, che aveva fatto nel 1969 2001 Odissea nello spazio, sarebbe piaciuto moltissimo poter far vedere gli astronauti che saltellano, ma se guardate nella sua scena sulla Luna, gli astronauti camminano normalmente, non perché non sapeva che sarebbero saltellati, ma perché non c'era nessun modo tecnico. E non c'era modo di fare qualcosa del genere. Il motivo per cui le ombre a volte sembrano strane è lo stesso motivo per cui, se andate in spiaggia e fate una foto, le ombre sembrano strane. È perché dipende dalla prospettiva, da dove arriva la luce, e il modo in cui si riflette la luce tra la superficie, che riflette indietro e riflette indietro di nuovo, è molto più complicato di quanto può sembrare. Ma potete tranquillamente vedere, se chiedete a qualsiasi fotografo, vi dirà quanto è difficile fare delle foto in cui non si vede questo effetto. Ecco. Sono le ultime scene che si andavano anche con macchine. E se guardate alla polvere che viene alzata, quanto in alto viene alzata, è impossibile che quella polvere si alzi così e cada così, se non in un sesto di gravità e senza atmosfera. Quindi, quella è la lontananza del mondo con cui sono arrivati. E queste macchine, che sembrano enormi, in realtà pensavano soltanto sulla Luna, ed equivalente a 35 kg. E basta. E venivano pieghettati tranquillamente, erano molto molto sottili come base, non erano difficili da piegare in due, e venivano attaccate da un lato dell'altra. Quindi quando hanno progettato inizialmente la missione Apollo, lasciarono un sacco di spazio per poter aggiungere eventuali innovazioni, altro, incluso il rover che serviva per fare derapate e per arrivare a 30 km di distanza più facilmente. E queste sono le riprese dalla superficie. Le camere furono una delle cose più difficili da sviluppare per evitare che la pellicola si bruciasse in quelle condizioni. Quindi la Hasselmann creò delle custodie molto resistenti, le pellicole venivano aperte solo una volta tornate a casa, per non rischiare di esplodere. E comunque di migliaia di foto, molte venivano sovraesposte, o comunque venivano fatte male. Ecco qua, Neil Armstrong è tornato con Valentina Tereshkova, che gli mette, questa è nella vista a Mosca, gli mette una medaglia, ecco qua. Mi piace Neil Armstrong circondata da sovietici, dalla faccia sembra ovvio, io spero di rimanere a casa se ne sale. E poi dopo, la competizione tra i due finì con uno dei momenti più belli, con una missione congiunta, che sono quelle due navicelle, la Soyuz russa sovietica e l'Apollo americana, e questi sono i due astronauti, uno della NASA sopra e di Dick Slayton, e poi dopo c'è Leonov, che ha visto prima che era il primo uomo a camminare nello spazio, e si sono incontrati, si sono abbracciati tra di loro. Ed è una delle foto che mi piace di più, perché erano le relazioni più in competizione tra di loro, e questo nel 1975 si sono incontrati nello spazio, si sono abbracciati, erano i momenti più umani, perché al di là di quello che i paesi a livello politico potrebbero o meno a dire, loro da astronauti sapevano quanta difficoltà c'era, quanti rischi c'erano, quanti di loro erano morti per poter arrivare fino a lì, perché astronauti erano morti da entrambi i lati, tragedie che non ho fatto in tempo a raccontarvi, ma certo ed erano pesanti su molti di loro. Quindi questo fu uno dei momenti più emozionanti. E fast forward, per concludere con qualcosa di carino, oggi abbiamo missioni sulla Luna come questa, e questa è arrivata nel 2013, la missione Chang'e 3 da parte della Cina, e continuiamo a esplorare la Luna in vista del prossimo decennio, i prossimi 50 anni. Questo è il rover YouTube, il piccolo coniglietto di Giada, che ha trovato tra le altre cose un cristallo gigantesco, che è questo cristallo enorme nella superficie della Luna. La Luna è tra i corpi più interessanti che abbiamo mai scoperto, perché conserva un sacco di indizi sulla storia passata della Terra. Per cui il motivo per cui ci vogliamo tornare, principalmente anche perché a livello scientifico impareremo un sacco di cose. Ma di nuovo ci metterà la prova per costruire le cose anche in vista di Marte. Questa è una missione giapponese, per me, si vede la Terra in lontananza mentre sorge con la Luna in fondo. Abbiamo trovato acqua, ovunque vedete voi i crateri c'è ghiaccio di acqua. Sono i posti dove andremo in futuro sulla superficie per costruire più grande. Questa è la parte opposta della Luna, che ora abbiamo finalmente a risoluzione molto migliore. Sedere della Luna. Questa è la missione più recente, arrivata a gennaio, e questo è il rover U2.
già sceso. Tra l'altro la missione è scesa completamente da sola. Gli hanno semplicemente detto dove doveva scendere, ma non sapevano che sassi avrebbe incontrato. Quindi per evitare che si schiantasse contro i sassi, l'ha fatta scendere piano piano e da sola mappava la superficie, capiva quali sono i sassi pericolosi e cambiava la sua posizione, si spostava completamente da sola. L'intelligenza artificiale di queste sonde ci permette ora finalmente di fare progressi come non abbiamo mai fatto prima, perché possiamo fare cose troppo complesse per noi umani. Quello lì che vedete è un germoglio di una pianta di cotone nata sulla Luna. Quindi sulla parte opposta della Luna, a gennaio di quest'anno, c'era una piantina sulla Luna che nasceva lì. Credo sia di buon auspicio del futuro, questa è il rover più di due. Queste sono quelle che possiamo fare per il futuro, costruire le prime basi sulla Luna sul lungo termine, con meno pedine stivali. Per riuscire a costruire tutto questo, tra l'altro, una delle idee è stampare in 3D. Noi siamo bravi a stampare cose in 3D già ora qui sulla Terra, abbiamo iniziato a creare dei progetti per prendere regolite che troviamo sulla Luna, riscattarlo e stamparlo direttamente in 3D sulla superficie. Qui vedete un piano che è attualmente in fase di lavorazione su come potremmo costruire cose sulla Luna, quindi questo potrebbe essere un tour della fase iniziale. I pannelli solari vengono posizionati lì e finiscono l'energia e la regolita viene presa, riscaldata e messa stampata a 3D. Questo permette di creare strutture molto grandi con solo il robot e poi ci mandiamo gli umani che possono già stare dentro queste strutture protette sia dalle radiazioni sia da parte di microimpatti e asteroidi e altro. E lavorare insieme al robot potrebbe essere la soluzione per poter espandere la presenza umana più velocemente rispetto a andare noi fisicamente a fare queste cose. Queste cose, riuscire a fare sulla Luna significa che in futuro potremo usare robot così per creare velocemente case anche sulla Terra. Infatti abbiamo già progetti di case stampate in 3D nell'arco di giorni. Nell'arco di uno o due giorni è possibile stampare in 3D un'intera casa sulla Terra. A un costo che è sotto 10.000 euro. Una casa di 30 metri quadri almeno fino a 50 metri quadri. Quindi possiamo iniziare a costruire case nell'arco di giorni con solo robot. Sono case molto semplici, ovviamente, base, ma possono essere fatte molto velocemente con una spesa molto minore. Lo so, pensate, oh mio Dio, tutto il lavoro dei muratori. I muratori sarebbero quelli che usano poi dopo questi strumenti. Gli umani sono incredibilmente complessi e meravigliosi. Cioè, se tu hai un umano che letteralmente tra le cose più complesse che abbiamo mai trovato è molto più avanzato di uno di questi robot e non usi soltanto per spostare mattoni, è un peccato, perché stai sfruttando solo una piccolissima parte di quell'umano. Se possiamo liberare la parte di sollevare mattoni e dire ai muratori lavorate per la parte immaginativa, fate le cose più complesse, fate i dettagli, fate le cose in cui davvero potete mettere al massimo dell'uso il cervello umano, che è quella che è la parte più bella, l'artigianalità. Cioè la cosa che apprezziamo degli artigiani non è guarda quanti mattoni hanno messo sopra là. Quindi se possiamo liberare una parte del lavoro sarebbe fantastico, però ovviamente questo non è così semplice come sembra, perché a livello economico significa tanti lavori persi, ma non entro necessariamente molto più lungo. Volevo solo farvi vedere che non è solo chiacchiere, perché stanno già progettando, questi sono robot già in fase di test ora, per quando torneremo sulla Luna o su Marte, che possono prendere le regolite, la filtrano, la portano in automatico verso robot centrale e da lì viene filtrata e viene setacciata per solo i minerali che servono. Questo può essere sia usato per preparare la regolite giusta per stampare in 3D, ma può essere anche usato per tirare fuori minerali che ci servono, acqua che è depositata all'interno dei minerali, oppure altre cose come elio 3 che può essere usato nei reattori a fusione che sono a terra. Questo è uno degli esempi di muri stampati in 3D per creare coloni sulla Luna. Questo è il piano di come sarebbe una colonia sulla Luna, avere il terrenino in scala sul lato, la struttura viene messa all'interno e viene gonfiata in modo da poter riempire perfettamente lo spazio. E ecco i piani su come costruirle già gonfiabili e poi dopo magari costruirci sopra. Questo è per esempio, direte vabbè, ma chissà quando riusciremo a fare una cosa del genere. Ecco già il prototipo pronto. Queste verranno già testate nei prossimi anni e direte vabbè, ma chissà quando le lanciamo nello spazio. Così sarebbero all'interno.
così sarebbe sulla superficie della Luna, a più livelli, con varie attrezzature, esperimenti. E queste cose le sappiamo già fare a livello di interiore, di come sono organizzate, sulla stazione spaziale. È qualcosa che già abbiamo 15 anni di esperienza con il lavoro in orbita. E questo è il modulo gonfiabile già sperimentato in orbita sulla stazione spaziale internazionale. Quello è arrivato ed è quello il volume finale. Il prossimo sarà un volume, un nuovo modulo che arriverà fino a 330 metri di volume globale. E poi dopo inizieranno a lanciare per costruire la stazione destinata ai studenti. Ti piacciono le andare in spazio? Tipo lì c'è un nello spazio? No. Ah, guardate che storia. Potrebbe essere la notte bianca nello spazio. Oppure potremmo andare in queste sono i crateri, bene, sono crateri classici di impatto, ma sono buchi creati in mare, in mari di lava. Quindi sono caverne. E potremmo costruire questo tipo di città così. Se tu isoli completamente una caverna, hai già tutto quello che ti serve, all'interno porti tutto quello che ti serve per costruire una foresta, hai l'illuminazione e tra un secolo o tra 50 anni, se noi siamo davvero bravi a fare le cose in scala, come ci piace, come abbiamo fatto finora, come è successo con internet, potremo davvero vivere in posti così sulla Luna. Sotto la Luna, però non è così male, non c'è nessun motivo per cui dover per forza vivere fuori, non è che c'è un premio se vivi fuori e ti arriva un biscotto grazie al gioco. Puoi tranquillamente vivere sotto, e poi abbiamo qui quelli che vi ho fatto vedere prima, questi qui, alcune sono larghe fino a 50 km di alto, quindi possiamo tranquillamente metterci tutta gente. Queste sono le condizioni, ma le donazioni, la cosa più avvicinante è che finora noi abbiamo lanciato questi razzi qui, questo è un nuovo razzo della NASA, è il classico razzo grosso americano che avete sempre immaginato. Queste innovazioni però sono le più importanti perché la cosa che fa la differenza dalla parte della SpaceX, per esempio, è la riutilizzabilità. Immaginate se prendete un aereo, partite, e l'aereo che arriva alla destinazione lo fa esplodere e poi ne devo costruire un altro per riuscire a far ritornare a casa. Sarebbe molto alto come prezzo, giusto? Ma se potessimo riutilizzare i razzi, immaginate che questo razzo parte e poi riatterra giù e lo potete riutilizzare volentieri, giusto? Questo è il video della compagnia della SpaceX che sono i vari tentativi di fare atterrare un razzo più e più e più volte fallito. Al lancio a 52,
quindi significa un calo molto rapido, perché finalmente possono fare in serie, un razzo lo puoi riutilizzare più e più volte, e questo è solo l'inizio, perché una volta fatto questo possiamo riutilizzare sempre più pezzi, possiamo riparare i satelliti dello spazio invece di lanciarli nuovi. E quando vedete questo, non vi viene in mente, ma chissà come sarebbe metterne tre insieme? Perché quello che è venuto in mente è ingegnere. Come sarebbe se creassimo il razzo più potente al mondo mettendo tre di questi razzi appiccicati e non controllati? Sarebbero 27 motori, ben po', che devono partire perfettamente insieme. E ricordate l'idraulico più bello che è l'idraulico. L'idraulica è un po' è un incubo da questo punto di vista. E 27 motori, tutti partire insieme, quindi sarebbe il razzo più potente della storia. E quando l'hanno lanciato, davvero, il 26 febbraio dell'anno scorso, quando è partito, nessuno voleva metterci satelliti sopra. Perché che succede? Mettono un satellite su un razzo che non nessuno ha mai testato, che sembra il sogno di un bambino. C'era il 60% di possibilità che esplodesse. E normalmente le compagnie che testano nuovi razzi ci mettono blocchi di cemento, sacchi di verde, insomma, qualcosa di tipo. Ciao! E i bambini a volte mettono su non c'erano bambini a disposizione, quindi cosa hanno fatto? Elon Musk, che è il capo di questa azienda, ha fatto un'altra sua azienda nel tempo, che era la Tesla, quella delle macchine elettriche, e quindi ha messo sopra letteralmente la sua macchina per testare, perché tanto nessuno voleva mettere gente, quindi mettiamo la macchina con la tuta. Visto che stavano lavorando alle prime missioni con umani, hanno preparato la tuta da astronauta, l'hanno messa all'interno in una posizione molto figa sul volante e l'hanno lanciato nello spazio, e quella macchina era lì al cima al razzo con l'astronauta finto al volante, con dentro una cassa con microfono con una canzone, c'era la musica che veniva trasmessa da dentro la tuta fino alla Terra. Quindi l'astronauta è partito con musica all'interno della tuta, e ora vi faccio sentire tutto quanto. Il Falcon 9 è stato uno degli eventi più belli e più emozionanti dai tempi di Apollo 11. Circa 2 milioni di persone sono venute all'evento. C'erano... sembra strano da dire, perché lo so che il confronto all'uomo sulla Luna non sembra così straordinario, ma non c'era mai stato dai tempi di Apollo 11 un'emozione così condivisa da così tanti ragazzi, specialmente molto giovani, che vedevano questa cosa di una cosa folle. Elon Musk è diventato tipo Don Quixote che lottava contro queste aziende gigantesche che dicevano questa roba è impossibile, non potrai mai far atterrare i razzi, quindi è diventato molto eroico tutto questo. Quindi milioni di persone sono venute da ovunque, e la canzone che sentite viene, questa canzone non è la stessa canzone, ma viene da dentro la tuta. Se c'è una macchina miniatura della macchina grande forse lì. Immagino che riconoscete la canzone. Per chi non la riconosce è il David Bowie. Andate a cercare. La rampa è la stessa rampa da cui sono partiti a Apollo. Thank you.
cosa è bellissimo. Bella terra, sì. Per tutto per far vedere quanto sono cambiati. Vedete lei che risulta? Lei è Gwyneth Shuttle, lei è il capo della SpaceX. È lei che si occupa di tutto quello che avete visto e lei che ha realizzato tutto quanto. È una donna. Elon Musk è il capo a livello direttivo per quanto riguarda finanziamenti, lui che ha lavorato con parte degli ingegneri, eccetera, ha ideato alcune cose all'inizio dell'azienda, ma quella che giorno per giorno è lì come capo e mantiene vivo tutto quanto, ha guidato quel gruppo folle di astronauti, è lei. E siamo passati 50 anni dopo ad avere una donna che è a capo di una delle più incredibili sforzi e aziende che ci siano sul pianeta ora, in campo aerospaziale. E se devo pensare a 50 anni nel futuro, mi piacerebbe pensare che quando andremo a esplorare di nuovo il resto del sistema solare, quando partiremo davvero dalla Terra, non soltanto per piantare bandiere, ma lo faremo davvero lasciando la culla e iniziando a esplorare gli altri mondi, lo potremo fare insieme, maturando, e non portandoci dietro tutte le cose che in cui dovremo migliorare. Però dobbiamo sempre ricordarci che ovunque andremo ci porteremo sempre noi. E se noi non affrontiamo i nostri problemi, non miglioriamo noi, anche se andiamo su Marte, anche se andiamo su qualsiasi altro mondo, ci porteremo sempre i nostri problemi. Però, a parte, ci portiamo anche dietro tutte le cose belle e meravigliose che sappiamo fare. E finché siamo in grado di meravigliarci e guardare queste cose con occhi pieni di gioia e felicità, con gli stessi occhi, secondo me, potremo guardare a noi stessi e ricordarci che siamo in grado di essere meravigliosi e di costruire un futuro migliore. Grazie di essere qui. Visto che ho parlato di queste cose, della Luna e dei viaggi sulla Luna, so che molti penseranno,
metti che io posso non potrò arrivare sulla luna. C'è un trucco. Se non puoi arrivare tu per sola luna, poi possiamo mandare noi, cioè portarvi io un pezzo di luna. Questo qui che ho portato è un frammento della superficie della luna, arrivato come un asteroide. Un asteroide ha colpito la luna, ha staccato dei pezzi e alcune specie sono cadute sulla Terra, e quello a 4 miliardi di anni. Ve la domanda di mari antichi che vedete sulla superficie. Quindi, ecco, potete girarlo, guardarlo da vicino e... Sì, e tra l'altro sappiamo dalla composizione che viene da qualcosa come 1000 metri probabilmente di profondità, vista l'energia che servirebbe del fatto per poter arrivare a quella profondità. Quindi non viene solo dalla superficie della Luna, ma anche dall'ombelico della Luna. Ciao Adri. Ciao. Allora, secondo te, sì, diciamo, queste iniziative private appunto di Elon Musk, ma anche di Jeff Bezos, dove possono arrivare? Lì dove possono arrivare gli umani. Ed è sempre difficile dire cosa succederà in futuro, specialmente con sistemi economici, quindi privato o pubblico. Secondo me, gli stati sono quelli che saranno sempre all'avanguardia di fare cose molto rischiose. Quando andremo su Marte, non me ne immagino solo il privato, mi immagino che il privato, questa sarà la Playtex che ha fatto le tute, è un'azienda privata. La Rocketdyne, che ha costruito l'aerojet, che ha fatto i motori F1, era un'azienda privata, ma lo sforzo per andare sulla Luna era uno sforzo collettivo, pubblico, che costava tra l'altro un sacco di soldi. Gli americani hanno speso più di un dollaro a testa, davvero più di un dollaro e qualcosa a testa per andare sulla Luna. L'esplorazione spaziale, se noi volessimo andare ora a costruire una città sulla Luna, avrebbe un prezzo a testa che si conterebbe in meno di 2 euro a testa. Allora, non è tanto in sé, dipende da cosa noi diamo importanza, perché vi assicuro che se domani viene fuori la notizia di un asteroide di 5 km che viene verso la Terra, non c'è niente che non faremo per poterlo fermare. Gli umani diventerebbe la singola priorità numero uno di tutti gli umani, fare qualsiasi cosa al nostro potere per fermare quell'asteroide. Quindi siamo molto facili da motivare quando c'è qualcosa di impellente, no? Qualcosa. Mentre se non succede niente, ci siamo molto difficili da motivare. E quella è la parte critica importante del nostro percorso. Secondo me, quello che è più importante è che noi iniziamo a imparare a motivarci da soli. Cioè, se noi siamo in grado di motivarci, cioè, perché è facile dire, vabbè, ma sarebbe bello avere una corsa di nuovo, no? Tra qualche potenza che si sfida la vicenda. Il problema con questo è che poi produce, come avete visto, una missione, data bandiera, e poi basta. Non siamo più tornati per 50 anni sulla Luna romana, perché non siamo andati per i motivi sbagliati. Se noi fossimo andati sulla Luna per motivi diversi, più sostenibili sul lungo termine, saremmo rimasti. Se voi volete sfidare soltanto qualcuno e andare in un posto figo per fare intervistare qualcun altro, arrivate lì, fate una foto a Parigi con la Torre Eiffel e andate a casa, non è granché. Cioè, per una vera avete fatto intervistare qualcuno, ma è difficile dire sì, ho visitato la Francia o ho preso il Francesco. Quindi è quello che secondo me dovremmo fare, tornare sulla Luna per i motivi giusti e tornarlo in maniera stabile. C'è anche la Cina, ma sì, ma la Cina non è l'unica, anche l'India, lì c'è una missione indiana che arriverà sulla superficie, c'è un team di studenti israeliani che hanno lanciato una missione che atterrerà il 11 aprile sulla superficie. No. Questa è l'Ander, e questa è la foto scattata dalla Terra, con la Terra sullo sfondo, che stanno arrivando ora, l'11 aprile atterreranno sulla superficie della Luna. Sì. Questa è la foto della Terra della Luna, ora ieri è entrato in orbita intorno alla Luna. Tra l'altro all'interno della navicella, in un piccolo dispositivo, c'è tutta Wikipedia in inglese conservata per i futuri milioni di anni. Per cui se c'è qualsiasi cosa che trovate su Wikipedia in inglese, ci sarà. Sì, anche quella è un'altra storia riguardo sì, asteroidi. La Luna c'è, sì, l'ha fatto tutta questa persona, non me la mettete nel naso? Sì. Allora, mi allaccio al discorso del motivo giusto per andare sulla Luna.
secondo me potrebbero esserci dei motivi commerciali, io non so se è mai stato fatto un rapporto costo-beneficio, per esempio osservazioni astronomiche fatte dalla Luna che non c'è atmosfera ma c'è un po' di gravità, quindi potrebbe forse essere utile costando molto portarci la roba, oppure osservare il clima terrestre dalla Luna usato per le telecomunicazioni. Ci sono qualche impresa che sta pensando a queste cose, potrebbe essere uno stimolo, già che ci andiamo abbiamo dei benefici. Sì, sì, allora ci sono dei benefici anche per quanto riguarda l'orbita lunare, ma in generale andare fino a lì, perché è pieno di materiali che potremmo utilizzare senza dover portare sulla Terra. E per esempio, se vuoi costruire un telescopio sulla Luna, hai tutta la silice che ti serve già lì, perché la puoi stampare in 3D, puoi stampare radiotelescopi con immaginate delle antenne molto grandi. Il silenzio radio completo dalla parte opposta della Luna è molto leggero. Sì, sì, sì. E l'unico problema per quello è qualcosa che ti permetta di arrivare velocemente. Non è la prima volta nella nostra storia che abbiamo qualcosa del genere. In California era pieno di risorse, ma non interessava a nessuno perché costava un sacco portarle dove la gente poi le utilizzava. E dove le utilizzava? A New York, a Boston, sulla parte opposta. Quando hanno costruito la ferrovia che attraversava vari pezzi, che attraversavano gli Stati Uniti da costa a costa, improvvisamente potevi prendere risorse in California, tagliare il legno, eccetera, e trasportarle dall'altra parte dove c'era la città. E cosa è successo? Nel lungo termine, così tante persone, aziende e imprese sono iniziate in quella zona, che molti sono rimasti semplicemente a lavorare e vivere lì. Quindi all'inizio potrebbe essere che le prime cose che nascono sulla Luna sono per utilizzare risorse, anche perché ci servono lì, e poi con il tempo iniziano a rimanere lì e costruire lì, e a un certo punto diventeranno indipendenti, diranno umani, facciamo una colonia indipendente, e noi dovremmo dire facciamo una guerra spaziale. No, ovviamente voi direte, ma non c'è nessuna legge ora su di chi saranno le proprietà dei vari oggetti, se per esempio Luca, ciao Luca, se va sulla Luna e dice questo pezzo è mio, noi non possiamo fare niente, possiamo anche dire noi non ti riconosciamo il tuo pezzo di Luna, non è uno stato, e tu dirai allora vieni a prendermi. Se non abbiamo nessun modo per arrivarci, non puoi applicare la legge se non hai un modo per andare a giocare. Per adesso le leggi che valgono nello spazio sono quelle del male, per cui se Luca si incontra con qualcun altro e gli dà un pugno, la legge che vale dal punto di vista del codice penale è quella dei mali. Infatti in The Martian, se vi ricordate, c'è questo discorso, perché se tu ti trovi, cosa sono quelle nello spazio? Le navicelle spaziali? Le navicelle, giusto? E se tu rubi una nave in mari internazionali, cosa sei? Pirata. Per cui, da definizione, se hai rubato una navicella spaziale, senti pirata spaziale. Tanto così c'è da parlare, cioè, facciamo niente per poter costruire vite, dargli vita, dare delle piante come è nata una pianta sulla Luna. Lo scopo io lo vedo più scientifico, per vedere oltre, andare là, mettere una base per andare oltre, per andare su Marte, ma non vedo un qualcosa di costruire una città dove non si può uscire fuori perché non c'è ossigeno. Non c'è purtroppo, non c'è da nessuna parte. Io sono entusiasmo, io lo vedo soltanto per l'esplorazione. Noi vediamo forse troppo film di Star Trek, ma sinceramente prima costruiamo qualcosa sulla Terra e andiamo nello spazio per poter conoscere, per avere una conoscenza di quello che c'è tutto intorno. No, sono uguale, capisco, anche perché non è facile intuire nel nostro caso a che serve. Qui a Genova, una delle cose che a casa mi piace un sacco e in realtà riguardava tutta la Liguria, c'erano delle manifestazioni in Liguria, in Toscana, in Emilia Romagna contro l'elettricità. Perché non serviva a niente, e avevano ragione loro, non serviva a niente l'elettricità quando venivano impiantati i primi impianti nelle case, eccetera. Perché non c'era nulla che funzionava con l'elettricità, le catene costavano molto meno, e non c'era il rischio che improvvisamente l'intera casa andasse a fuoco per un cortocircuito. Senza contare che costava meno anche la manutenzione, eccetera.
quindi non dovrebbe venire qualcuno a letteralmente piantare un palo accanto a casa mia per fischiarmi in testa. Quindi c'erano manifestazioni di persone che si chiedevano: ma perché fare questo? La risposta non è arrivata sul corto termine, è arrivata sul lungo termine, quando abbiamo iniziato a vedere cose che funzionavano con l'elettricità. Quindi secondo me il problema è che noi viviamo in un'epoca in cui non ci è ovvio a che serve, un po' come internet. Pensate che negli anni 70-80 comparivano i primi collegamenti tra computer. Nessuno si sarebbe immaginato il modo in cui noi usiamo internet ora. Per cui l'uso di internet è diventato, l'utilità di internet è diventata ovvia solo molto, molto dopo. Perché quando dai strumenti agli umani, se noi abbiamo un mezzo per arrivare velocemente sulla Luna a basso costo, io ci metterei la mano nel fuoco che gli umani troveranno qualcosa di utile a farci. Perché sulla Terra l'abbiamo sempre fatto, è più forte di noi, siamo andati, ci sono migliaia di città che vivono nella zona del polare. Perché le persone dovrebbero vivere dalla fine del tempo in? Non è che non sapevano ci fosse il resto del pianeta. C'erano paesi tanti. Stavano bene, potevano tranquillamente andare altrove. Quindi c'è questo elemento molto umano di voler costruire. L'altra parte interessante è che quando andremo sulla Luna potremo fare cose lì che non possiamo fare in altri posti. Sulla Luna ci sono vasti depositi che si sono formati in contatto con il vento solare che non troviamo su Marte, di elio 3, che potrebbe servire per stabilizzare le reazioni di fusione sulla Terra. E l'altra cosa interessante è che dalla Terra arrivi in 3 giorni, su Marte servono mesi. E quindi è più facile creare un commercio veloce con la Luna. O con, per esempio, pensate quanti di voi andrebbero in vacanza se costasse nell'ordine di migliaia di euro e basta andare a stare sulla Luna una settimana. Giusto? Quindi il turismo potrebbe diventare un motore molto grande per creare cose grandi sulla Luna. Ed è solo l'inizio, perché poi una volta che hai gli umani che vanno spesso, ma Marte non ha una. Non c'è, purtroppo sarebbe bellissimo se ci fosse un posto nel sistema solare dove c'è un'atmosfera da poter respirare, dove possiamo camminare normalmente, ma non c'è. Marte è completamente diversa dalla Terra dal punto di vista vivibile, e per riuscire a terraformarla abbiamo bisogno di milioni di anni di impiego, e non è detto che potremo farlo. E quindi anche lì la soluzione migliore è prendere dei crateri isolati e iniziare a costruirci dentro, isolato dal resto Marte. Esci fuori dalla porta spaziale, poi rientri e la togli, magari molto più leggera, poi potremmo fare anche sulla Luna. Non so, poi dopo c'erano persone negli anni 50 che tenevano Tobi, quindi dicevano forse prima degli anni 2000 le computer peseranno meno di 1,5 tonnellate. Quindi le mie parole di ora rispetto a quello che davvero succederà in futuro vanno speculando esattamente come voi. Possiamo parlare di una chimica dell'elio 3? Sì, quello è uno dei motivi più speciali. Sì, è un isotopo di elio che viene usato in processi di fusione, a differenza della fissione che fa pezzi atomi, la fusione fonde idrogeno, è più stabile, è molto più facile, è molto più pulita, non ha esplosioni tipo centrali nucleari, non c'è il rischio come nel caso delle centrali nucleari. Sarebbe l'energia del futuro? Sì. Questo tutto il discorso sull'elio 3 parte dal presupposto che il modo in cui pensiamo di poterla fare la fusione ora sarà effettivamente quello che riusciremo a fare. Se poi viene fuori che qualcuno riesce a farlo senza elio 3, quindi è difficile immaginare un'intera industria su questo. Quello che volevo dire io è che se riusciamo a far funzionare la fusione con l'elio 3, sicuramente vale la pena della risposta al premio. Ma sì, anche perché per esempio ora abbiamo iniziato a costruire nello spazio e fare i primi esperimenti di fibre ottiche che funzionano molto meno quando le costruisci senza la gravità, ma anche organi. Immaginate se prendono pezzi di alcune cellule dei vostri polmoni, le mettono su una struttura in silicone o qualcosa di un oggetto che ristampa in 3D la prova del nostro polmone, con cellule staminali, le mando nello spazio e abbiamo già testato che funzionano molto meglio rispetto alla Terra. E se riusciamo a fare quello, il vantaggio sarebbe poter stampare in 3D organi e riportarli a casa perfettamente in tempo. E con le fibre potresti farlo con i cristalli, con i medicinali, e molte di queste cose potrebbero richiedere fabbriche abbastanza grosse, potresti tranquillamente farle sulla Luna con già le risorse presenti lì senza dover portare tutto quanto dalla Terra. E quindi finché ci saranno persone che avranno bisogno di organi nuovi. Sì, perché secondo me se nessun altro umano mette qualcosa, sono solo questioni di costi,
Era per il costo, era molto alto, e quando è successo, gli unici paesi che erano forse in grado di farlo sarebbero stati l'Unione Sovietica e Stati Uniti. E solo loro due. Ma l'unità scientifica ha fatto l'uomo sulla Terra? Sulla scientifica, tantissimo. Noi non avevamo idea di come era fatta la Luna fino a che non abbiamo portato campioni da lì. Non solo, ma quando gli astronauti sono arrivati hanno misurato la quantità di radiazione che arriva sulla Luna, e questo ci ha insegnato come il vento solare interagisce con corpi senza atmosfera. Abbiamo analizzato gli isotopi di cui è fatta la suola lunare, e da quello abbiamo capito come si è formata la Luna rispetto alla Terra. Viene da una collisione con un altro pianeta, una lunga storia molto romana. Questo ha avuto un enorme impatto per la nostra conoscenza geologica del sistema Terra-Luna e in generale del sistema solare. Sì, da questo punto di vista sì. Il peccato è che abbiamo mandato un solo giorno, sarebbe stato meraviglioso se avessimo mandato molti più giorni. Antartide è un altro esempio fantastico, per esempio, che io ti di andare in Antartide. Ci sono migliaia di persone ora che vivono e lavorano lì, perché c'è talmente tanta ricerca da fare che c'è una competizione forte in campo scientifico su chi trova prima le cose. Sì, ma è molto più facile trovare. No, 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 aspetta, perché Antartide non è la Terra e basta, non è così semplice. E al Polo Sud è molto più semplice tornare dallo spazio che dal Polo Sud durante l'inverno. Davvero, perché dallo spazio, se succede qualsiasi cosa, in meno di 8 ore siete a casa. Le navicelle volano in maniera automatica. Durante l'inverno, in Antartide, gli aerei spesso non riescono a volare. È molto difficile regolare, non puoi farlo quando vuoi, ma servono condizioni meteo ideali. E le basi, questo viene scordato sempre, non è solo il ghiaccio, ma sono 3.000 metri di altezza. I aerei, quando partono da lì, hanno bisogno di razzi sotto le ali per poter accelerare abbastanza da andarsene da lì. Perché è come se stessero in cima alle Dolomiti. E le temperature scendono fino a meno 70 gradi Celsius. È talmente freddo che proprio il ferro dei aerei inizia a contrarsi, poi i bulloni che se ne vanno. E non è facile riuscire a restare lì tutto l'inverno, e ci sono stati un sacco di morti in caso di permanenze invernali in Antartide. Mentre la stazione spaziale è relativamente molto veloce, perché è tutto automatizzato e puoi scendere veloce. Beh, e quindi da questo punto di vista l'Antartide è molto isolata rispetto allo spazio. Ma no, però ci sono, nonostante questo sono ai dati, ora migliaia di persone che sono. Se tu posso suonare, io non vedo motivo per cui le persone stanno a Pisa, ma ci sono. Tra chi dice che dovremmo andare direttamente su Marte, e hanno tantissime buone ragioni per lasciare perdere la Luna, e altri che dicono andiamo sulla Luna e poi impariamo a fare le cose e andiamo su Marte, e chi dice che secondo me siamo abbastanza da poter andare a fare le cose. Quindi ci sarà sicuramente il tempo di esplorare tutto il sistema solare e poi anche non fermarci solo fino a lì. E poi chi dice che hai bisogno di un pianeta, giusto? Se tu riesci a costruire cose come gli anelli di qualcuno ha giocato a pallo, oppure strutture nello spazio direttamente, puoi prendere un asteroide, fai un buco in mezzo, ci pianti la luce in mezzo, usi il materiale all'interno per costruire la tua colonia e vivi direttamente lì. Lo fai ruotare abbastanza veloce da creare un G di gravità che ti frega del pianeta, che è sopravvalutare. Quindi non è detto che i pianeti sono noi ci siamo funzionati perché siamo qua. Vedremo come andrà su questa cosa. Poi dopo vado a fare le punti, diciamo che effettivamente un problema oggettivo è la stessa di gravità. Come io sogno la qualificazione dello spazio, in generale, come abbiamo fatto, ma come la mettiamo con la crescita proprio fisica, organica, alle condizioni di gravità? Infatti, sicuramente non lo sappiamo quale potrebbe essere. Cioè, abbiamo delle idee su come il corpo è molto limitato in condizioni come quelle della stazione spaziale, già anche le radiazioni sono un grosso problema. Però il problema è che non abbiamo campioni sul lungo termine. Noi abbiamo mandato pochissime missioni, sono state lì per giorni. Quindi dire che è possibile o è impossibile è un po' troppo presto, perché non facciamo esperimenti su mesi per vedere se le strategie che possiamo immaginare funzionano o no.
però se, aspetta, basta un attimo, faccio vedere un attimo su questo per finire. Perché quando partiremo, ecco qua, questi sono i robot che potrebbero accompagnarci, in particolare quello che vedete muoverli è della Boston Dynamics, si chiama Atlas, e gli hanno solo detto: robot, vai nella stanza accanto a muovere delle scatole. Non gli hanno detto né come aprire la porta, né dove si trova, né come orientarsi. Deve capire tutto da solo, deve mappare la zona intorno, spostarsi, trovare la soluzione migliore e non cadere nel terreno accidentato. Non è telecomandato, fa tutto completamente da sé. Sì. Poi vedete, ho visto persone camminare peggio durante il sabato. Quindi quando interagiscono con gli astronauti possono utilizzare tutte le cose che già usiamo noi. Vai, apri la porta e vai nella stanza accanto. Soltanto che lui non può usare nulla per aprire le porte.
però è in grado di collegare con altri robot. Quando saranno a esplorare Marte, per esempio, potremo mandare gruppi di robot o la Luna uguale, ognuno ha strumenti diversi, e se uno trova qualcosa di interessante, comunica con gli altri e li chiama. E in questo caso, per esempio, lui vede che la porta è chiusa, non sa come aprirla, quindi chiama l'altro robot. Che arriva? E l'altro robot capisce, non gli dicono come si apre una porta, che tipo di porta è, quindi deve capirla da solo. Per esempio, tutti i movimenti che vedete che usa per tenere la... Questa cosa non è stata telecomandata, l'ha calcolato e simulato da solo. E lo capisce. Nessuno ha detto al secondo robot di uscire anche lui. Questo l'ha deciso da solo. E in realtà si pensa che il primo robot abbia detto all'altro di accompagnarlo, perché valutate sì, se c'è un altro, o anche per ritornare indietro, perché uno dei comandi è sì sempre disponibile per ritornare indietro, e da solo ha capito che se quella porta iniziale si apre vedrai che si rimane da solo dall'altra parte, però il livello di astrazione è molto più complesso che solo col telecomandarlo, no? E quindi in questo caso siamo abbastanza sicuri che queste cose in futuro prenderanno sempre più tempo, quindi quando vedremo i futuri robot potrebbero usare, cioè lavorare insieme ai umani e fare molti dei lavori più complessi insieme a noi. Ora vado su e vi faccio gli autografi, prima volevo fare la foto con voi se volete, perché è la foto su. Vai, perfetto. Allora, solo l'unico problema è che mi devo mettere in angoli strani, forse devo andare in laggiù. Allora, giuratevi che questa foto verrà conservata in una capsula del tempo e verrà aperta nel 2257, 300 anni dal lancio di Sputnik 1. Quindi fate la foto e la faccia che volete essere ricordati.